Parliamo proprio di Monte Paschi, li leggo io così poi tu mi dici cosa ne pensi. Conti che sono usciti oggi e che sono un po' bruttini per chi ha terminato il 2020 con una perdita netta per 1,69 miliardi di euro, in forte calo le esposizioni deteriorate, il margine realizzato di intermediazione primario è pari a 2,72 miliardi di euro, appunto in calo del 7,8 rispetto ai 2,95 miliardi ottenuti nell'esercizio precedente. Il margine di interesse è risultato pari a 1,29 miliardi di euro, inflessione del 14% rispetto al 2019. Quindi il risultato del quarto trimestre 2020 è risultato in calo rispetto al trimestre precedente, parliamo di un meno 6%, principalmente per i maggiori costi della raccolta di mercato a seguito dell'emissione effettuata a settembre e a dicembre 2020. Ultimi numeri e poi do la parola a te. Giovanni Borsi, risultato operativo netto è stato negativo per 39,5 milioni di euro rispetto al valore positivo di 406,2 milioni di euro del 2019. Quindi la perdita netta del DMPS per il 2020 è di 1,69 miliardi di euro. Parlavamo nel 2019 di un rosso di 1,03 miliardi. Allora, a te, Giovanni. Beh, i numeri secondo me potevano essere più o meno quelli attesi, non ci ho visto niente di particolare. Poi il mercato stamattina ha aperto più o meno in variata, poi è scesa, poi ha fatto tipo arrivata sino a più 2, poi adesso è tornata quasi, sta tornando quasi sui minimi a meno 1,5. Però secondo me proprio la notizia non ha impattato tanto perché non c'è niente di sorprendente, ecco, diciamo così. Sì. Secondo me può impattare di più magari le dichiarazioni che magari sono uscite dopo, non so se tu l'hai letta, ma se no te la leggo io, dichiarazioni di Guido Bastianini, che è l'amministratore delegato di Monte Sì. Paschi, che ha scritto su UMF, Dow Jones: non abbiamo ancora tutta la visibilità necessaria sull'operazione di aumento di capitale. Se le minoranze non dovessero sottoscrivere l'aumento, la parte restante verrà garantita dalle banche d'affari. La priorità del MEF in questo caso è ricorrere a una soluzione diversa. Quindi vuol dire che magari il mercato poteva pensare che il MEF potesse garantire tutto l'aumento, cioè come dire, i soldi ci sono perché se li mette tutti lo Stato. Mentre invece, secondo me, questa dichiarazione può aver un po' raffreddato gli animi perché Monte Paschi stava recuperando, quindi sulla scorta del bilancio non aveva dato effetti, secondo me, brutti. Questa dichiarazione invece lascia pensare che l'aumento di capitale sia garantito dal consorzio. Sappiamo tutti che di solito le banche non fanno mai un aumento di capitale senza il salvagente, diciamo, del consorzio di garanzia. Però, sai, il consorzio interviene se i diritti sono inoptati. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se di 2 miliardi e mezzo dell'aumento, magari 1 miliardo e mezzo garantisce dallo Stato col suo 62%, adesso non ricordo precisa la Sì. percentuale che ha lo Stato, però la restante parte flottante, gente che sicuramente non ha intenzione di metterci degli altri soldi. Ricordiamo che l'azionista medio di Monte Paschi, cassettista, perde tra il 95 e il 99% del capitale che ha messo in Monte Paschi. E quindi ci possono essere dei fondi, no? Le dichiarazioni dei giorni scorsi che l'hanno fatta salire del 20%, non so se ti ricordi cosa 2 giorni Certo, fa. sì. Tipo il fondo Apollo che interviene. Guarda caso, sono sempre fondi molto vicini a certi ambienti politici, no? E ricordiamo che nel 2015 intervennero due fondi grossi, uno se non sbaglio era sudamericano, se non tutte e due, che misero in Montepaschi 900 milioni di euro e lo fecero quasi raddoppiare di prezzo a 3 mesi dalla partenza dell'aumento di capitale. Quindi il rischio di prendere posizione adesso su Montepaschi, soprattutto per il risparmiatore o il piccolo trader speculatore, ci starei molto molto attento perché ti può fare più 20 come meno 20 con le stesse probabilità, nel senso che i grandi fondi, magari è brutto dirlo, però magari per accordi che si prendono con
gente anche potente, come può essere un Sì. Draghi. Un Draghi si fa muovere mezzo mondo, secondo me, negli ambienti finanziari. E quindi ci potrebbe essere qualche mossa che potrebbe farlo salire molto, per far sì che l'aumento di capitale possa andare in porto meglio. Ricordo che nel 2015 i fondi entrarono, il titolo raddoppiò, ma poi con l'aumento di capitale perse il 60-70% del suo valore. Quindi attenzione a investire sulla notizia, perché comunque la notizia, noi non stiamo nelle stanze di bottoni che possiamo sapere cosa hanno deciso, perché magari quei fondi ci hanno messo dei soldi per salvare più che altro la Fondazione Montepaschi, che nel 2015 se no sarebbe rimasta proprio a zero capitale. Quindi pensate cosa vuol dire per una regione come la Toscana, dove la Fondazione Montepaschi finanzia l'Università di Siena, l'Università di Grosseto, cioè tante attività economiche nella bassa Toscana sono legate ancora all'ente Montepaschi. E per quello che la politica, soprattutto a sinistra, voleva salvare la Montepaschi, almeno le filiali della Toscana, perché la Banca del Territorio e quant'altro. Quindi Certo. è difficile dare delle indicazioni operative su un titolo dove può succedere di tutto, no? Ti faccio una domanda molto molto tranchant, nel senso che rischia di diventare MPS e dopo cambiamo aspetto l'Alitalia del credito, cioè una nuova Alitalia? Sì, guarda, mi hai tolto, Ah, non ci siamo messi d'accordo, no. te la stavo citando io. Io mi auguro chiaramente un personaggio della levatura di Draghi possa evitare di impantanarsi in queste cose che sono veramente tristi, che ci fanno veramente. Cioè, all'Italia è dal 2005 che è tecnicamente fallita, È e un noi po' un siamo accanimento terapeutico, insomma, lo sì, e noi sappiamo. siamo ancora a metterci dei soldi ovviamente nostri. Montepaschi hanno fatto la malora per metterci soldi dell'azionista di minoranza, cioè quindi 10 miliardi di euro in tre aumenti di capitale, e poi è dovuto intervenire lo Stato. Non vorrei che adesso ci fosse come l'Italia, siccome non la vuole più nessuno. No? Perché chiaramente quando hai stressato il tuo azionista fedele, no? Che magari ha perso il 90, poi ha perso ancora il 90 del 90, no? Perché stiamo parlando di queste cifre. Io ho un cliente che a cena con un mio collaboratore gli ha detto: sai che ho venduto le Montepaschi? Pensa, ci avevo investito, non so, 20.000 euro ho preso i soldi della cena di stasera, no? Per dare Sì. l'idea, perché uno vede il titolo che vale un euro, ma valeva un euro anche quando Renzi ha detto che era un affare comprarla a un euro. Peccato che nel frattempo ci sono stati aumenti di capitale, poi c'è stato che è andato un'azione ogni 100 vecchi, quindi c'è cioè uno che aveva 100 azioni a un euro quando l'ha detto Renzi, oggi c'ha un'azione che vale un euro, quindi ha perso il 99%. Purtroppo il risparmiatore o lo vede proprio perché glielo scrive nel suo dossier titoli, c'è scritto: stai perdendo il 99%. Se no, se non c'è questa informazione, lui rischia di vedere un euro e magari lui se la ricorda che valeva un euro anche 5-6 anni fa. Certo. Cioè, Quindi ecco, tu quello che purtroppo chiederesti a Draghi in questo momento è, mi raccomando, libero, non... libero mercato, la Ok. danno a un euro come ha fatto con la Veneto Banca, la Popolare Vicenza, magari assisti il compratore con delle agevolazioni fiscali, perché tanto cioè non sto inventando niente, perché sono già sul tavolo delle proposte che hanno fatto Unicredito, no? Di dare dei benefici fiscali enormi, perché se no nessuna banca si compra una banca problematica come Montepaschi, dove ci sono anche i problemi delle cause e quant'altro. Quindi l'unica soluzione è una soluzione simile a quella che ha adottato Intesa con le banche venete. Ok. Però prima, adesso non so adesso se possono evitare la ricapitalizzazione, ma non credo, perché se tu la mandi in Unicredito, poi la ricapitalizzazione rischia di doverla fare Unicredito, che è fin peggio. A quel punto
la ricapitalizzazione magari la devi comunque fare, quindi lo Stato deve metterci comunque i soldi, però se la restante parte la deve mettere il mercato, il rischio è che disintegrino il titolo per l'ennesima volta, a meno che non riescano a fare l'accordo prima, che allora uno sa già che Monte Paschi, dopo l'aumento, andrà nella pancia di Unicredit o di qualcun altro, e a quel punto, se il titolo dovesse scendere durante l'aumento in una maniera tale che comincia a essere interessante per i grandi fondi e quant'altro, gli fanno cominciano a comprare perché pensano già non alla Monte Paschi di oggi, che sarebbe un'altra l'Italia, ma pensano già alla Monte Paschi già nella pancia dell'eventuale compratore. Il problema grosso sarebbe se fa l'aumento di capitale senza avere ancora un compratore, perché a quel punto la fine è segnata, perché diventerebbe un aumento come gli ultimi. Addirittura nell'ultimo aumento non l'ha neanche fatto perché è subentrato lo Stato, quindi sarebbe stato un disastro totale se lo lasciava fare al mercato l'ultimo aumento di capitale. E quindi adesso siamo in condizioni ancora peggiori, perché sì, d'accordo, c'è lo Stato, ma cosa vuol dire? Lo Stato c'era anche prima in Alitalia, e Alitalia quando ha fatto l'aumento di capitale è stata comunque massacrata. Cioè, il problema sono i conti sono ancora, parlano di un altro miliardo di deficit patrimoniale quest'anno. Cioè, quindi non è che uno può dire, sai, faccio l'aumento di capitale, ma la banca nell'ultimo trimestre ha già fatto, diciamo, si dice il turnaround, è già tornata inutile, allora uno può dire non mi brucia più cassa, magari ci sono già stati fatti il piano di esuberi e quant'altro, tutte queste cose, che quindi uno dice la banca già nel 2021 sarà inutile. No, non è così, quindi vuol dire che tu metti i soldi che verranno ancora bruciati, quindi tu devi mettere soldi per far contenta la BCE e metterla su una condizione patrimoniale minima. E poi devi trovare velocemente un accordo, perché se no tra un anno o due dovrai chiedere ancora altri soldi. Cioè, è una situazione che il piccolo azionista deve starci alla larga. L'unica soluzione sarebbe quella di accelerare i tempi, e con Draghi sarebbe possibile, perché sicuramente Draghi ha molto più potere nei confronti del sistema bancario italiano, e quindi potrebbe anche riuscire a trovare un accordo di massima prima che facciano un'operazione straordinaria. Quindi a quel punto le forze in campo, cioè a livello patrimoniale, non vale sicuramente questi soldi, però potrebbe valere di più in base a un accordo fatto bene, o potrebbe valere di meno se prima lo lasci al libero mercato con l'aumento di capitale, e poi dopo Va lo bene. vendi. Quindi è molto difficile, quindi è meglio stare alla finestra piuttosto che andarsi a fare delle scommesse.